Venezia sa far nascere il desiderio di fotografare, una seducente bellezza, opera di logica e coraggio. Non solo però belle e straordinarie parole, ma la ricerca continua degli spazi fotografici per superare il traguardo dell'invisibile e ottenere la professionalità nella visione delle immagini. Osservazioni che stabiliscono buoni rapporti tra il sistema tecnologico della post-produzione e il coinvolgimento della luce. Attraverso un percorso assistito ci sforzeremo di prendere il tempo necessario perché la città riveli i dettagli che contano, la sua anima spontanea. E al di fuori dei luoghi simbolo per il turista, Venezia ha calli e canali sorprendentemente silenziosi. L'autunno e l'inverno avvolgono la città di una nebbiolina leggera e silenziosa, e la luce tenue è pura gioia visiva per il fotografo, capace di generare il lato liberatorio dell'esprimersi con il colore. San Marco, Castello, Cannareggio, San Polo, Santa Croce, Dorso Duro e Giudecca. Non esiste una ricetta che ci dica da che parte iniziare a fotografare Venezia, ma bisogna cominciare da una certa capacità logica, ispirati dalle proprie attitudini personali. E allora, vi aspetto.